Ben ritrovati con l'informazione di Radio DGS. In Calabria, emergenza Covid-19. Sono 17 i nuovi casi registrati dal bollettino regionale diramato alle ore 17. Intanto sono 21 le ordinanze di quarantena emesse dai sindaci di Buonvicino e Diamante, di cui 18 a Buonvicino e 3 a Diamante, riconducibili a contatti stretti dell'uomo di Buonvicino risultato positivo al virus e ai quali sono stati somministrati i tamponi. Prima di essere trasferito a Cosenza presso il reparto di terapia intensiva dell'Annunziata, l'uomo era stato ricoverato in cardiologia presso l'ex clinica Tricarico di Belvedere e anche qui domenica 9 tra medici e infermieri sono stati raggiunti da un'ordinanza di quarantena. Andiamo sul Tirreno cosentino. Estate 2020 sulla Riviera dei Cedri, bene il mese di agosto, ma ciò non salva una stagione sottotono per il settore balneare. A dirlo il presidente del sindacato italiano Balneari Calabria, Antonio Giannotti. Nei prossimi giorni, ha aggiunto, incontrerò alcuni consiglieri regionali per parlare subito della prossima stagione estiva. La voce dei candidati sindaco, completiamo il tour di Orso Marzo con l'intervista a Pio San Giovanni, candidato sindaco della lista Rinascita Democratica. Noi proponiamo anche un modo nuovo di una politica che ponga a centro la comunità locale, quindi la popolazione, il cittadino. Una democrazia compiuta contro la democrisia, così è un neologismo che è nato negli ultimi anni, che è praticamente la democrazia ipocrita, che significa soltanto un fatto formale, ma non appunto nella sostanza come pratica ed esercizio di diritti, di partecipazione. A Fuscaldo rintracciato e multato per aver gettato un sacco della spazzatura in un'area per giunta bonificata da poche ore sulla SS18. E quanto successo nel comune del Basso Tirreno, sul caso è intervenuto l'assessore al ramo della giunta Ramundo, che ha apostrofato il gesto come vergognoso. A Praia Mare è arrivato intorno alle ore 20 di sabato sul lungomare Sivimarco a bordo della sua bici cargo Mila Stals, l'attivista olandese in Italia da 8 anni che dal 4 luglio è partita da Torino con la sua campagna di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente. Noi l'abbiamo intervistata. 2 mesi che sono in viaggio e ormai ho fatto quasi 3.000 chilometri di pedalata non assistita con questa bici e ho raccolto all'incirca 50 kg di plastica. Andiamo in Basilicata. Emergenza Covid-19, sono 10 i casi registrati dal bollettino regionale, di cui 4 nel solo comune di Lauria, nel Lago Negrese. I tamponi processati nel fine settimana sono stati 516. A Maratea, Pierfranco De Marco è stato riconfermato come consigliere nazionale di Umpli Basilicata, l'Unione delle Proloco. La rielezione del già presidente della Proloco di Maratea è avvenuta ieri mattina nel corso dell'assemblea regionale tenutasi al pianeta Maratea. E ora in Cilento e nel Vallo di Diano. Emergenza Covid-19, salgono a 4 i casi a Castellabate. L'ultimo registrato è di qualche ora fa e riguarda una persona non residente ma che da qualche giorno è sul territorio comunale. A Marina di Camerota, vasto incendio ieri pomeriggio in località Mingardo, a ridosso della spiaggia. Le fiamme sono state domate con grande difficoltà. Ora c'è preoccupazione per possibili frane vista la fragilità della parete rocciosa. Con l'informazione è tutto, ma per gli aggiornamenti continuate a seguirci sulla pagina Facebook Radio DGS su www.radiodgs.net.